chiamo Marisa Orlando, mi occupo di progettazione didattica e multimedia design. Lavoro in questo settore da diverso tempo, dal 2008 ho iniziato a collaborare con Simona e Bruno e dal 2013 abbiamo deciso di creare una nostra realtà, WIMOL, in cui proprio ci occupiamo di progettazione multimediale e didattica e siamo particolarmente interessati ai processi, all'analisi di processi nelle organizzazioni, quindi da qui anche il nostro interesse per tutto ciò che ha a che fare con gli studi sulla complessità e che ci hanno portato in questo contesto. Io sono Simona Carta e collaboro appunto con Bruno già dal 2006. Si è creato questo team di lavoro molto eterogeneo e questo è un punto di forza proprio per approcciare i processi complessi. Ognuno di noi viene da un'esperienza diversa, quindi andiamo a completarci con i nostri studi sui sistemi di valutazione, sul gaming, sull'analisi delle risorse umane, dei processi. Ed ecco, pensiamo appunto che anche un gruppo di lavoro eterogeneo possa aiutare ad affrontare la complessità con maggiore efficacia rispetto a un approccio lineare. Senti Simona, puoi raccontarci un po' cosa avete portato oggi dentro qui al Winterlab? E oggi appunto io e Marisa, insieme poi con la collaborazione di Bruno, abbiamo pensato come far capire la potenza delle reti neurali artificiali in maniera comunque divertente. Quindi abbiamo usato un po' i nostri studi proprio sul fatto che i giochi possano promuovere l'apprendimento e soprattutto simulare un contesto complesso all'interno magari di un'aula come questa. E abbiamo ragionato insieme e progettato insieme dei giochi e pensiamo appunto che questi giochi abbiano consentito di simulare in parte alcune dinamiche complesse. Ognuno di noi si è messo in gioco, ha provato a risolvere dei problemi e da questo sono scaturite diverse dinamiche molto interessanti, proprio perché all'interno di questa stanza abbiamo un po' forse simulato quello che accade anche nelle grandi organizzazioni. Grazie. Marisa, puoi raccontarci un po' invece com'è stata proprio l'evoluzione del gioco, cioè su quali approcci è basata, su quali strumenti, un po' cosa avete portato come esempio, come Allora, caso? innanzitutto abbiamo cercato di dare un contesto il più possibile coinvolgente, diciamo così, quindi abbiamo raccontato una storia iniziale legata a un futuro piuttosto lontano, a dire il vero, perché abbiamo ambientato il nostro gioco nel 2112, un periodo in cui la Terra sovrappopolata vive un momento di estrema difficoltà e le nazioni, i nostri giocatori, perché abbiamo comunque associato ad ogni giocatore una nazione, dovevano gareggiare tra loro al fine di conquistare uno spazio in questa costellazione gentilmente messa a disposizione da un popolo alieno. Quindi, diciamo, la strategia che abbiamo seguito è stata quella di dare un contesto possibile coinvolgente, abbiamo giocato un po' con la multimedialità, quindi dal punto di vista proprio del supporto visivo ci siamo aiutati con delle slide molto semplici in realtà, però con quel minimo di effetto che potesse in qualche modo ricordare quello comunque non so, di un contesto alieno, anche nei colori per dire, ci siamo molto concentrati su quello e abbiamo cercato anche di progettare proprio la comunicazione di questi giochi, cercando di rendere qualcosa di estremamente complesso e difficile da comunicare il più possibile semplice. Quindi abbiamo parcellizzato le informazioni e abbiamo molto lavorato sulla comunicazione delle fasi in modo tale che potesse essere in qualche modo metabolizzata. Poi è chiaro che nel corso della giornata le dinamiche, perché abbiamo anche comunque previsto il coinvolgimento di giocatori che insomma, potessero giocare anche in gruppo, quindi ci sono state dinamiche poco prevedibili, anche se noi comunque ci aspettavamo un certo tipo di interazione e quindi poi ci siamo anche adattati a tutto ciò che stava succedendo e quindi in questo senso abbiamo insomma, orientato la nostra progettazione anche a una struttura il più possibile flessibile. Grazie, Grazie grazie. a voi.